Come tante storie, anche questa è iniziata di notte. Non ce la feci più a sopportare le solite regole. Il problema è che non sono mai riuscito a farci la mano. Thank you.
le 2 passate. Ma non ti sembra l'ora di alzarti? Allora, mi hai sentito? Allora? Allora basta. Di soldi non ce ne sono più. Sì, ma io ne ho bisogno. Ne hai bisogno per quella schifezza. E io non ne ho più. Non voglio più dartene. Ciao, Ale. Vieni. Dunque sei qui per scorcarmi della Dominias? Sì. Te lo fai ancora in vena? Sì. E con quali risultati, a parte le schifredite? Mi tranquillizza. Per un po' non ci sono e sto meglio. Perché non provi a cercare altre soluzioni che ti permettano lo stesso di esserci senza soffrire troppo? Secondo lei è possibile? Sì. E come? Esistono dei percorsi di bassa soglia, così li chiamano, che aiutano senza troppe richieste a dare un senso alla propria vita, ai rapporti con gli altri, a ridurre i danni di quello che uno fa. Sono progetti piccoli ma fattibili. E dove? Se vuoi ti posso dare degli indirizzi. E il Minas? L'altra volta te l'ho dato pensando non fossi pronto per altri passi. Sì, ma io ne ho bisogno adesso. Oggi ti offro ben altro. Provaci. A me non me ne frega un cazzo. Alex era stato un momentaneo compagno di viaggio, anni addietro. Fu il caso farmelo incontrare quella mattina. Tremeva dalla voglia di farsi. Disse che aveva un fornitore sicuro. Lo seguì e la storia ricominciò da capo. Porca troia! Già. Tac tac e via, eh? Sì, ma adesso io dove lo trovo un altro? Io non ci posso mollare. Tra 5 minuti sono in down sparato. Cosa stai guardando? Mica vorrei fare la farmacia. Lascia perdere, facciamole basta. Con che cazzo lo facciamo? Non ci abbiamo mai un taglio a carte. Ho un'idea. Questo. Se la vuoi proprio fare, sono dei 2-3 anni. Non girarti, sennò ti becchi l'AIDS in presa diretta. Entra dentro, rapida, senza tentare di voltarti. Oh, dove sono gli stupidi? Dai, fagli aprire l'armadio, cazzo! Dai, muoviti!
prendere qui? Tutto quello contro il dolore, no? Tabella 1. Questo no. Oh, il cardenale, va bene? Ma quale cardenale? Non va bene un cazzo il cardenale. Brigati che io ho finito, dai! Porca puttana. Oh, allora, sbrighi, cazzo, dai che ho fatto! Questa pompa te la lascio per ricordo, era pulita. L'avevo detto io, della gran merda. Aspetta, morfina, fiale. Almeno abbiamo qualcosa per farci stanotte. Hai detto. Cazzo, il vecchio Rudy è ancora in piedi, oh! Dai, vieni, che stasera ci abbiamo altro da fare. Sì, eh? Uè, però c'è una candela. Che culo. Ce n'è anche male, che qua non ci si vede niente. Sì, beh, la bomba. Buono. Cazzo fai? Cazzo, è solo un brutto viaggio. Sto bene. Anch'io ho sognato. Di quando c'era mio padre. E correvo in moto. E mi facevo tutte le ragazze più belle della città. Ma fregatene. È tutta una recita. Ritmo, ragazzi della notte. Ritmo. L'ora del lupo è passata e si avvicina l'alba. Rimettetevi in sesto, ragazzi della notte. Oggi si va tutti a Bologna alla versione 6.0 della Straight Rave Parade. Dai, ci alza il volume. Musica, ballo, spettacoli, informazione e controinformazione, azioni disobbedienti, eventi sconvolgenti. Tutti insieme per festeggiare un futuro senza proibizioni. Psiconauti incalliti, utenti militanti, pazienti impazienti, l'appuntamento è per oggi pomeriggio ai Giardini Margherita. Dai, ci andiamo. Allora. Questa festa qui, secondo me, può essere che ci divertiamo. Ma che Bologna.
Chiamo a Bologna, così. Dopo 5 minuti siamo a diagnosi e cura. Poi... Non dimenticatevelo, ragazzi della notte. Sarà stupefacente. Lo sai che a me il casino non piace. E cosa ti dico? Possiamo andare da me. Mangiamo qualcosa e ci rendiamo un po' presentabili. Poi andiamo a questa festa. Ed ora un pezzo per tutti quelli che ci saranno. Ma sì, dai. Così ci finiamo anche le fiale. Ok, prendiamo su tutto e andiamo. Vecchio, adesso che ti ho rimesso tutto a nuovo, stai bene? Fidati che ci divertiremo. Sediamoci qua che va bene. Te l'avevo detto che ne valeva la pena. Molto valido. Oh, la sai una cosa, Igi? Lascia stare il tuo sarcasmo. Qui c'è anche gente che si sbatte per noi. Sono commosso, guarda. Beh, però io mi voglio mettere in contatto. Se non mi do una mossa io, chi è che lo può fare al mio posto? Io sono anche d'accordo. Però ho già dato. Non so se è presente il 77. Dai, buttiamoci nel magma e preparati a sudare. Cazzo, però quanta gente! Ho visto, cazzo, però a me sto circolo fermo ha finito. Perché non ci andiamo a cercare una riga? Oh, ma c'è qualcosa che non va. Ma ti interessa solo farti. Cioè, non vedi altro. Ma che cazzo, sei finito in paranoia? No, non sono finito in para. Ma sto vedendo un sacco di gente che sta facendo una bella storia. E se permetti, a me questo interessa. Mi sembri Alice nel paese delle meraviglie. E tu mi sembri cinico Angelini e la sua orchestra.
Oh, amico, ferma il treno, stai andando fuori dal seminato. Ma a te non ti si può proprio dire un cazzo. Oh, bello, sai chi ti ha fatto avere il metadone? Gente come me, gente che ha cagato sangue per 30 anni. Oh, ma te, lucido mai? Ma sì, anche 30 giorni, non è che ci ho visto una gran differenza però, eh. E poi a me ste menate politiche per parare il culo a qualcuno per i gonzi m'hanno finito. A noi te l'ho già detto, nessuno, dico nessuno ci caga, no. No, non lo voglio, fumatelo da solo, io torno dentro. Strada, concreto, è una forma moderna di terapia che ha come obiettivo la riduzione del danno. Cosa intendi per riduzione del danno? Non è facile da spiegare, è fatto più di pratica che di parole. Il nostro lavoro è quello di andare incontro a chi vive questo tipo di realtà nel rispetto di queste persone. Comunque senza la pietà fredda di un certo tipo di psichiatria, ma nemmeno proponendoci come dei salvatori. Voi quindi non vi sentite dei salvatori? No, assolutamente. Crediamo che non esistano uomini e donne migliori che liberano altri da schiavitù. Il nostro impegno è proprio quello di stare nella bassa soglia, di affiancare queste persone senza pregiudizi. Come posso spiegarti? Senza pregiudizi, senza pretese, ma d'altra parte anche senza trasmettere impotenza. Hai usato il termine bassa soglia. Sì, la bassa soglia è proprio il termine tecnico con cui si indica questo percorso minimale che successivamente viene affiancato da tutta una rete di servizi sanitari i quali sostengono e portano avanti il percorso di cura fino alla disintossicazione. Non so se mi sono spiegato bene. Sei stato molto bravo, ti faccio un grosso augurio per il lavoro che stai facendo. Grazie a te, ciao. Bene, dalla Street Rave Parade di Bologna vi abbiamo trasmesso questa intervista con un volontario dell'unità di strada che, come avete sentito, svolge un lavoro importantissimo nella lotta ai danni delle tossicodipendenze. Fu una notte tutta in discesa. Alex mi aveva lasciato solo in mezzo alla folla di Bologna. Ma non era ancora l'addio.
c'era un altro capitolo nella nostra storia. Si calcola che circa 80.000 giovani abbiano partecipato ieri alla Rave Street Parade che ha concluso la tre giorni bolognesi organizzata dai movimenti giovanili e dai centri sociali. Decine di carri hanno sfilato per le principali strade della città fra una folla esaltata che ha ballato scatenata per tutta la notte. Treno interregionale 2066 delle 13.02 proveniente da Bologna Centrale per Torino Porta Nuova è in arrivo al binario 3. Hey. Com'è finita poi ieri sera? Ho visto un po' le altre cose e poi sono venuto via. Anche adesso però stai andando via. Ho contattato un tipo di una comunità, sto andando a vedere com'è. Ah. Fai bene. Oh, sai che la comunità bene o male è meglio che la strada, no? Però devi starci stavolta, cazzo, dai, non mi deludere. Io ci provo, vada come vada, sarà sempre meglio di così. Ah sì, dai. Oh, peggio di no. Però, oh, devi tenere duro. Sai com'è la comunità, io ci sono appena scappato, lo sai. E tu? Ma io mi arrangio, me ne frega un cazzo. Qualsiasi cosa, ma non parlare di comunità. Stai bene, però, e spero di rivederti. Centrale, per sì. Torino Porta Nuova, è in arrivo al binario 3. Le dà fastidio se fumo.
viaggio. Il viaggio? È una vita che sono in viaggio. Da quando mi sveglio la mattina a quando vado a letto la sera. E anche dopo. Ma adesso sono stanco. Sono stato felice una volta. Quando ero innamorato e la mia ragazza mi amava. Adesso sono stanco. Non voglio più viaggiare. Voglio trovare un posto dove mi prendano come sono. Che mi amino o che mi odino, ma mi prendano come sono. Sai dove posso trovare la roba? Tu al parco, sei mio missile. Oh, non mi fare sbattere per niente, però. Tu va là. Ok, ciao, però. Cercando dello speedball, coca, roba, veloce, lenta. Ma tu da dove vieni? Dove vengo? Io non vengo mai da nessuna parte, passo. Ma ce li hai i soldi? I soldi? I soldi sono l'ultimo dei problemi. Ce n'è d'avanzo. Vieni allora che ne parliamo. Resta anche una sigaretta. Sei troppo gentile. Sai come dicevo, non dovrei essere qui. E dove dovresti essere? Beh, pensavo a una casa galleggiante, con tre grandi stanze. La prima è la musicale, quindi un pianoforte a coda, strumenti vari, spartiti. Quella di mezzo è quella, diciamo, artistica, no? Grandi quadri, pennelli, colori. E quella invece che preferirei, dove stare quasi tutto il giorno, è quella, l'ultima, che è una gran libreria, con i migliori libri stampati al mondo. In mezzo una scrivania, una macchina da scrivere d'epoca, io ta-ta-ta-ta-ta tutto il giorno, scrivere il mio grande romanzo. È un sogno, lo so, i sogni muoiono all'alba. Comunque mi ha fatto piacere che me l'hai trovata tu la roba. Non so di che. Ti ricorderò. Ciao. Mi piacerebbe rivederti. Bene, eccoti qui. Sì, sono venuto per vedere se è veramente possibile smettere. Come no? Certo che è possibile. Ma ne hai intenzione? Penso di sì. La mia strada è un solo capolinea. E io invece voglio un futuro. Però non so come uscirne. Sediamoci qua. Ok. Bene. Qui puoi lavarti, puoi bere qualcosa di caldo o di fresco, giocare a carte o biliardino, ti puoi riposare
o fare anche qualche lavoretto. L'unica cosa che non ti è permesso è la violenza e usare delle sostanze. Con la salute, l'epatite e l'HIV? Ma penso di avere una C. Il test dell'HIV è da molto tempo che non lo faccio, però penso di non averlo. Beh, se deciderai di frequentarci abbiamo un medico. Hai qualche hobby? Sì, mi piaceva molto andare in moto e giocare a pallone, così per sport.